Ciao a tutti cari amici e ben ritrovati con la mia rubrica Il calcio è sempre più donna, pronosticando tutto pronto per questa 23esima giornata del campionato della massima serie. Le partite che questa settimana ho deciso di mettere sotto la mia lente di ingrandimento sono Palermo-Napoli, Atalanta-Inter, Milan-Empoli, Roma-Parma e a chiudere Cesena-Juventus. Ma partiamo con la gara di sabato delle 20:45 che vedrà scendere in campo il Palermo contro il Napoli. Da una parte abbiamo il Palermo di Iachini, un Palermo che ha avuto quindi un inizio incerto, una squadra quindi in matricola di questo campionato, poi è riuscito quindi a prendere le misure con la Serie A e sta disputando davvero un ottimo campionato. È stato fermato la scorsa settimana a San Siro dall'Inter, una sconfitta pesantissima per 3-0, dove abbiamo visto una squadra che ha sofferto molto sulle palle inattive, però sconfitta che ci può stare. Dall'altra abbiamo il Napoli di Rafa Benitez che arriva da 4 vittorie consecutive, l'ultima a San Paolo ai danni dell'Udinese per 3-1, quindi vittoria importantissima perché gli permette di rimanere agganciato al secondo posto. Quindi ricordiamoci che ha 4 punti dalla Roma, quindi sta per insidiare quindi il posto ai giallorossi e questo significherebbe l'accesso diretto alla Champions. Vediamo un po' le quote per questa sfida. La vittoria del Palermo è andata a 3,70, il pareggio a 3,30, la vittoria del Napoli a 2,05, l'under 1,90, l'over 1,80, 1,68 il gol, no gol 2,07. Io direi in questo caso di giocarci la carta del gol. Prevedo diversi gol in questo match. Andiamo alla prossima gara che è Milan-Empoli. Da una parte abbiamo il Milan di Pippo Inzaghi, arriva da una sconfitta pesante allo Juventus Stadium contro la Juventus, una sconfitta dove ci sono state poi diverse polemiche, diversa natura anche tra le due società. C'è stato anche un comunicato Sky, diciamo una polemica che si è trascinata nei giorni, ma al di là adesso della polemica del dubbio del rigore del gol di Tevez, dobbiamo dire che i limiti del Milan sono ben evidenti a tutti, quindi è una squadra che deve lavorare molto, ha bisogno di crescere. L'unica cosa forse giusta che è stata detta in tutto ciò è che tutti devono remare quindi nella stessa parte, quindi senza creare nessun tipo di spaccature, ma devono integrare, compattare maggiormente la squadra. Tra l'altro ci potrebbero essere belle notizie per il Milan perché pare che potrebbe già rientrare questa settimana a Menez, capitano a Montolivo, e potrebbe esserci in campo anche Bonaventura, quindi un Milan che abbiamo visto con la Juventus davvero rimaneggiato. Dall'altra abbiamo l'Empoli, l'Empoli di Sarri che arriva da un'importantissima vittoria col Cesena, quindi uno scontro diretto, quindi 3 punti fondamentali per una squadra neopromossa che deve lottare fino alla fine col coltello tra i denti per poter permanere in Serie A e ha tutte le carte in regola per poterlo fare. Sono già diverse partite, almeno 9, dove vedevamo una buona squadra che però non riusciva a raccogliere per quello che meritava. Andiamo a vedere un po' le quote per questo match. La vittoria del Milan è andata a 1,73, il pareggio a 3,50, la vittoria dell'Empoli addirittura a 5, l'under 1,80, over 1,90, gol 1,87, no gol 1,83. Partita difficilissima, però il Milan non può perdere a San Siro, ha bisogno di questi 3 punti fondamentali non solo per la classifica, ma anche per il morale, non solo dello spogliatoio, ma per l'intero ambiente. Quindi mi giocherei un bell'uno. Adesso andiamo ad analizzare anche Atalanta-Inter. Da una parte abbiamo l'Atalanta di Colantuono, è stata forse una delle più brutte stagioni alla guida Colantuono, un'Atalanta che si parlava nello scorso mercato estivo, dove voleva alzare l'asticella, quindi voleva creare qualcosa di più di una semplice salvezza. Ha avuto davvero un periodo molto complicato in questa prima parte di campionato. Adesso sembra aver recuperato un po' terreno, anche se adesso arriva da una sconfitta contro la Fiorentina, ma sconfitta che ci può stare anche perché possiamo dire che l'Atalanta nel primo tempo ha dominato. L'unica cosa che un po' va contro, almeno sulla carta, contro l'Atalanta è un po' il calendario, perché adesso affronterà l'Inter, poi la prossima settimana incontrerà pure la Juve. Dall'altra abbiamo l'Inter di Mancini che finalmente, dico finalmente, è riuscita a vincere a San Siro. L'ha fatto con una vittoria importante per 3-0, una contro il Palermo, una partita davvero importante per l'Inter. Hanno giocato molto bene, una vittoria che fa molto bene all'intero ambiente, visto anche il mercato di riparazione, ci sono state delle presenze, delle integrazioni all'interno della squadra importanti, ma che ancora non avevano dato i propri frutti. Chissà che questa possa essere la strada giusta per continuare così e rilanciarsi in Europa League. Vediamo un po' le quote per questa sfida. La vittoria dell'Atalanta è data a 3,30, il pareggio a 3,30, la vittoria dell'Inter a 2,20, l'under 1,73, over a 2, gol 1,78, no gol 1,92. Quindi partita difficilissima anche perché devo dire che lo stadio di Bergamo è davvero un fortino, è davvero un po' difficile, nonostante hanno avuto questo periodo travagliato. Quindi direi di giocare
un over 1,5. Passiamo al prossimo match, che è quello che vede protagonisti la Roma contro il Parma. Da una parte abbiamo la Roma di Rudy Garcia, che finalmente è tornata alla vittoria dopo una serie consecutiva di pareggi. Si parlava proprio di pareggite, pareggite, pareggite acuta. Torna la vittoria proprio alla Santelia, con i 3 punti importanti, quindi non solo per la classifica, per cercare di tenere a bada un po' la furia del Napoli, dall'altra di non far allontanare troppo la capolista, ma anche importante per l'intero ambiente che era rimasto un po' deluso dalle ultime prestazioni di questa squadra. Dall'altra abbiamo il Parma di Donadoni, che è proprio in un momento davvero bruttissimo, un momento che pare non finire mai. Continuano questi cambi societari, se ne registrano almeno 3 nell'ultimo mese, non si capisce chi è lì adesso a gestire il tutto, non ci sono stipendi non pagati, tante incertezze. Un Parma che dopo adesso addirittura la sconfitta anche col Chievo pare aver fatto perdere a tutti la fiducia di una possibile salvezza. Sembra ormai la squadra condannata a retrocedere. Andiamo un po' a vedere le quote per questa sfida. La vittoria della Roma è data 1,27, il pareggio a 5,50, la vittoria del Parma addirittura a 11, l'under a 2,05, l'over 1,70, gol a 2, no gol 1,73. Io direi per questa sfida di giocare la vittoria della Roma, perché sì, può succedere davvero di tutto nel calcio, però la Roma per perdere questa partita dovrebbe veramente lasciare la testa completamente nello spogliatoio, perché al momento il Parma anch'essi, diciamo che con la testa forse in campo non ci sono mai. Quindi confermo l'uno della Roma. Andiamo all'ultimo match, che è quello di Cesena-Juventus. Da una parte abbiamo il Cesena, squadra che arriva da una sconfitta contro l'Empoli, ma che nelle ultime 2 gare aveva comunque vinto con Parma e Lazio. Quindi anch'essa una neopromossa che sta cercando di lottare per raggiungere la quota salvezza, cercare di rimanere quindi in Serie A. Quindi sono quelle squadre che giocano col coltello tra i denti fino alla fine, è una guerra, sempre. Dall'altra abbiamo la Juventus, la nostra capolista, con ben 7 punti di vantaggio, non è riuscita ad allungarsi ancora di più, nonostante quindi la vittoria col Milan, perché comunque la Roma ha vinto con il Cagliari, quindi la distanza rimane solo di 7 punti. La squadra, come vi ripeto sempre, da battere, perché quella che in questo campionato è quella più forte, più compatta, più rodata. Poi in Europa sappiamo tutti le cose come stanno, è una squadra che deve crescere tantissimo, ha bisogno di lavorare, ma ne sono consapevoli. Andiamo a vedere un po' le quote per questa sfida. La vittoria della Cesena addirittura è data a 15, il pareggio a 6, la vittoria della Juve a 1,20, l'Under a 2,15, over 1,63, gol 2,25, no gol 1,57. Anche qui dovrebbe essere scontata la vittoria della Juventus, anche se non vi nascondo che a me, quando queste gare mi sembrano così scontate, sono quelle che poi arriva il risultato a sorpresa. Però vogliamo dare fiducia alla Juventus, che cercherà di non farsi superare dalla Cesena, quindi giocherei la vittoria della Juve. Per questa settimana è tutto, io vi ringrazio perché continuate a seguirmi anche sulla mia pagina Facebook, siete sempre di più, quindi vi ringrazio e vi ricordo che il calcio è sempre più donna. Weekend. Buon weekend a tutti, ciao!